Immaginate un territorio meraviglioso, ricco d'acqua e di minerali di ogni tipo. Poi dei canali d'acqua che attraversavano le strade e dei maestosi palazzi reali che si imponevano sulla collina centrale. La loro civiltà prosperò a lungo, fino a quando il territorio leggendario di Atlantide, dopo terremoti e diluvi terribili, sprofondò negli abissi marini. Ciao a tutti ragazze e ragazzi, io sono Rosalinda e oggi nuovo video, nuovo Let's Talk. Oggi voglio andare a parlare di Atlantide, del misterioso e leggendario mito di Atlantide. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video. E adesso direi di cominciare subito. Atlantide, il cui nome deriva da Atlante, il mitico gigante che reggeva il mondo sulle spalle e che governava l'oceano. Era un ipotetico grandissimo continente sprofondato migliaia e migliaia di anni fa, al di là delle colonne d'Ercole, nell'attuale Oceano Atlantico. La caratteristica forma che ha reso celebre Atlantide era formata da questi cerchi concentrici di acqua e di mare che conducevano fino al nucleo centrale del grande e ricco impero. Secondo quanto si dice Platone, il territorio atlantideo era ricco di acqua e di minerali di ogni tipo. Erano presenti in grandi quantità e specie anche animali e piante. Collegata da ponti agli altri anelli, la collina centrale accoglieva il maestoso palazzo reale, che era meraviglia a vedersi per la grandiosità e la bellezza dei lavori. Venne costruito anche un tempio dedicato a Poseidone e a Clito, anch'esso realizzato con oro, avorio e oricalco. La loro civiltà, amministrata dai signori di Atlantide, prosperò a lungo, finché in loro regnò il divino. Quando poi, con il passare del tempo, il divino venne estinguendosi in loro, Zeus si ribellò e quindi decise di punirli brutalmente. Avvennero infatti terribili diluvi e terremoti che fecero sprofondare Atlantide negli abissi marini, facendola scomparire così per sempre, ci dice Crizia nel dialogo di Platone. Un mito nato nei racconti di Platone, nei dialoghi di Timeo e Crizia. Prima di questi dialoghi, prima di questi racconti, non ci sono riferimenti o testimonianze a questo luogo. In un secondo punto del Timeo, Crizia afferma che Atlantide si trovava di fronte alle colonne di Eracle, nell'Atlantico, e dichiara anche che l'isola era più grande dell'Asia e della Libia messe insieme. Si estendeva fino ai territori confinanti con la Libia e dall'altra parte fino all'Italia centrale. Poi si parla di una guerra scoppiata tra gli Ateniesi e gli Atlantidei a causa delle pretese di conquista dell'impero di Atlantide. E dopo la sconfitta, l'isola e i suoi eserciti sarebbero scomparsi nel giro di un giorno a causa di catastrofici terremoti. Nel Timeo quel racconto era dovuto a Solone, il quale nel corso di un suo viaggio in Egitto aveva raggiunto la città di Sais. Discutendo con i sacerdoti locali, Solone aveva iniziato a narrare gli eventi conosciuti dai greci, ossia di Foroneo, che si dice sia stato il primo uomo, e di Niobe, e di come Deucalione e Pirra erano riusciti a salvarsi dopo il diluvio. Tuttavia, secondo il parere di uno dei sacerdoti interpellati, quelle riferite da Solone erano storie che avevano un'origine molto recente. Era infatti esistito un tempo, prima del diluvio più grande, in cui quella che è ora la città degli Ateniesi era stata in assoluto la migliore in guerra e quella dotata dai migliori ordinamenti da ogni punto di vista. Da essa furono compiute le imprese più belle e che ebbe le più belle istituzioni fra tutte quelle di cui, sotto il cielo, noi abbiamo avuto notizia. Nel 1485 Marsilio Fisino affermò la veridicità della storia di Atlantide attraverso la sua traduzione di Crizia. Il mito prese forza con i cronisti delle Indie che affermarono che l'America era sorta sull'est dell'isola perduta. Ignatius Donnelly, morto nel 1901, nel 1882 scrisse un libro chiamato The Antediluvian World, in cui sosteneva che i progressi della civiltà e della tecnologia potevano essere ricondotti all'isola perduta di Platone. Prese la storia del mito greco e aggiunse eventi inventati da lui, facendo crescere così ancora di più il mito.
Donnelly promosse anche il diffusionismo, l'idea che tutte le grandi culture derivino in realtà da un'unica origine. Adams lo descrive come il primo fondamentalista di Atlantide, nel senso che credeva al mito di Platone al di fuori degli elementi soprannaturali come Poseidone. L'autore mandò anche una copia a Charles Darwin, che lo trovò interessante ma poco convincente. La scienza ufficiale non ha alcuna prova che sia esistito un continente nello stretto di Gibilterra, ma la geologia e la paleontologia, studiando la somiglianza tra le diverse razze di animali, tra la flora del Nuovo e dell'Antico Mondo, hanno ipotizzato che tra il Cambrico e il Cretacico fosse emerso nell'Oceano Atlantico un continente intermedio, servito da ponte naturale. Esso occupava la zona corrispondente oggi alla Groenlandia, all'Islanda, alle Azzorre, alle Canarie e a Madeira, in parte considerate da alcuni ricercatori come le cime delle montagne della città sommersa di Atlantide. Altre prove a favore dell'esistenza di Atlantide sono di carattere puramente indiziario, come i manufatti non identificabili come prodotti di civiltà note, poi ci sono i racconti di Platone e inoltre una vasta tradizione a proposito di una biblica catastrofe avvenuta in tempi remoti, il diluvio universale. Più recentemente, nel 1898, una nave, nel tentativo di recuperare un cavo che si era spezzato al nord delle Azzorre, portò in superficie frammenti di lava vetrosa che si forma esclusivamente sopra il livello delle acque e in presenza dell'atmosfera. Da qui la conferma dell'ipotesi di immensi inabissamenti e forse di interi continenti. Nel 1968 un gruppo di subacquei scoprì alle Bahamas, vicino alla costa dell'isola di Bimini, una serie di blocchi di pietra perfettamente liscia che formavano oltre un chilometro di strada sommersa. Diversi scienziati annotarono il fatto come un fenomeno particolare ma naturale, mentre altri credevano che si trattava di un'antica città esistita tra i 12.000 e i 29.000 anni fa, come appunto Atlantide. La cosa più curiosa che ho trovato sulla strada di Bimini, che viene detto appunto che sia la strada che conduca ad Atlantide. E niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, per quello che sono riuscita a trovare per quanto riguarda le informazioni su Atlantide, quindi Atlantide se mito, leggenda, non lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono divertita molto a farlo, ho scoperto tante cose nuove su Atlantide, che poi io adoro tutto quello che è misterioso, quindi questi argomenti un po' miti, leggende, misteri, perciò sono felice di aver portato questo argomento sul canale. E niente, vorrei ricordarvi ancora di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio.